Deputata Bruno Bossio, prego. Signor Presidente, intervengo per sollecitare una risposta all'interrogazione 500247 del 25 luglio. Con questo atto si chiede di sapere quali siano gli orientamenti del Governo in merito agli investimenti già stanziati per l'ammodernamento della statale 106 Ionica, considerata la strategicità dell'infrastruttura e le esigenze di sicurezza di chi quotidianamente è chiamato a percorrerla. Questa sollecitazione nasce anche perché purtroppo il ministro Toninelli ha la pessima abitudine di farsi inseguire e di evitare i luoghi istituzionali. Ha iniziato presentandosi ben 2 mesi dopo l'insediamento ad illustrare in questa sede le linee programmatiche del proprio dicastero. Eppure non si risparmia in selfie e rilasciare in dichiarazioni a ruota libera. Ha fatto anche recentemente un'inutile comparsata in Calabria con il gruppo Ferrovie per inaugurare carrozze rigenerate su un treno il cui servizio era stato già deciso e attivato con il ministro Delrio. Ma nel frattempo però ha suscitato notevoli preoccupazioni nelle comunità interessate dai lavori di ammodernamento della 106. Sostenere o far intendere infatti di voler modificare il tracciato del terzo megalotto rischia di essere interpretata come una precisa volontà di non procedere in questo intervento, che è imprescindibile, come dicevo, per la sicurezza delle persone, e prevede un investimento di 1.300.000.000 sbloccato grazie ai governi PD nazionale e regionali dopo ben 10 anni di inutile attesa. Chiedo quindi che il ministro venga alla Camera a rispondere a questa interrogazione, facendo finalmente chiarezza su ciò che intende fare e assumendo le proprie responsabilità. Così avrà anche termine l'ambiguità del Movimento 5 Stelle in Calabria. A distanza di 3 mesi, per un argomento così importante, credo che si possa legittimamente pretendere una risposta a un atto di sindacato ispettivo e chiedo che sia la Presidenza a farsene carico. E fino a quando non verrà, tutte le settimane in quest'Aula mi alzerò per chiedere la risposta. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 4 ottobre 2018, ore 10:30, seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative per la celebrazione.